Marco Bardazzi, direttore comunicazione ENI per affariitaliani.it. Oggi si presenta un volume sul tema della disintermediazione dei media. E qual è stato l'impatto sulle grandi aziende come ENI della disintermediazione portata dal web? È un fenomeno ancora in corso, è un work in progress. Diciamo che la disintermediazione è soprattutto una grande opportunità per le aziende. Molte aziende a livello internazionale stanno cogliendo questa opportunità, la possibilità di creare sempre più anche propri contenuti, di poter interagire direttamente con un proprio pubblico. Disintermediare non significa non avere rapporti con quelli che sono i media tradizionali, anzi sarebbe sbagliatissimo, significa avere un'opportunità in più, significa avere ulteriori community con cui interagire, significa sfruttare, credo, tutte le opportunità che offre il digitale, soprattutto, ma non solo il digitale, la disintermediazione si fa anche con la carta, per provarsi a raccontare. E questo penso stia avvenendo sempre di più, sicuramente lo facciamo molto in Eni. Questo è un fenomeno che alla fine ha una somma positiva, secondo te? Penso di sì, credo che banalizzando molto spesso diciamo che tutte le società, anche quelle che non hanno niente a che fare col mondo dell'editoria, pian piano si stanno trasformando in media company. È vero da tanti punti di vista ed è vero che questa produzione di contenuti, questa capacità di disintermediare, di parlare a un pubblico, porta indietro un valore reputazionale. E questo, la crescita del valore reputazionale che riusciremo a creare nei prossimi anni, la capacità di saperlo misurare, perché altrimenti si producono contenuti di cui poi non si sa quale sia l'utilizzo, sarà sempre più un aspetto molto importante nel misurare la reputazione delle aziende e nel cercare di decidere anche cosa e come comunicare.